Buongiorno, sto cercando Riccardo per casa e non lo trovo. Amore, quando il tuo uomo cerca di mettere il copriletto dell'IKEA e ci rimane incastonato dentro, mimetizzato direi. Non ci sono. Amore, hai avuto mica dei problemi a mettere questo copriletto. Tutto a posto. È nato! Esci, scemo! Buongiorno mondo, domenica mattina. Tarda, tardissima mattina, sono le 12:30. Sto aspettando mio suocero e Riccardo perché sono andati un attimino al supermercato qua vicino a prendere le birre perché volevano la birra. E io ho già preparato tutto, visto che lo abbiamo invitato a pranzo. Qui c'è la torta salata, ho messo già sull'acqua per la pasta, farò una mega spaghettata al pomodoro. E nient'altro, mio suocero ha portato i dolcini di pasticceria, sono curiosissima di vedere cosa c'è dentro, dopo vediamo. E niente, Alessandra è di là tranquilla nella sdretta che da poco ha mangiato il suo latte. E niente, ora aspettiamo che arrivano. È vero, amore, che aspettiamo che arrivano. È vero, amore, aspettiamo che arriva nonno. Va bene. Ciao Ale. Ale, ciao Ale, Ale. Buongiorno ragazzi, giornata un po' triste. Sto andando a salutare la mia amica Silvia alla stazione del treno e niente, sono un po' giù di morale, immaginerete, però vabbè, sono contenta di poterla salutare, che anche gli orari di Riccardo coincidano per riuscire a fare un salto in stazione e farle un ultimo saluto, anche perché tornerà tra un bel po'. Ragazze, sono arrivata adesso in stazione e ora devo cercare il binario. Ci sarà da ridere. Spero di trovare il treno giusto. Eccola, è laggiù perché ho riconosciuto Nora, quindi adesso vado ad avvicinarmi. Valigie pronte. E si è tagliata i capelli! Che bella! Molto tristi. Noi la buttiamo sempre sul ridere. Sì, no. E lì c'è Nora. Corriamo!
ora mi riprendo. Non mi sono mai piaciute le partenze, gli addì, gli arrivederci. Quindi insomma adesso mi riprendo e vado a casa. Eccomi ragazze, non mi sono dimenticata di voi, non sono stata bene oggi pomeriggio, ma proprio per niente. Non sto ancora bene tuttora perché ho ancora un po' di mal di testa. Ho avuto proprio una botta di mal di testa, ma di quelli proprio strong che vi pulsa tutto, non so se avete presente, e mi ha portato anche nausea, insomma proprio malessere generale, però vabbè. Sarà anche che è cambiato il tempo, sarà che è nerissimo il cielo, si è messo a piovere, magari tutto insieme, un po' stamattina che appunto la mia amica è andata via, quindi comunque ho pianto e magari mi ha scatenato tutto questo. Però vabbè, non pensiamoci, anche perché io e la mia amica ci sentiremo comunque tutti i giorni come è sempre stato, quindi cambierà poco. Ovviamente mi mancherà il nostro incontro vis-à-vis, no? Di persona, però insomma in qualche modo faremo. Chiudendo l'argomento per non rattristarmi nuovamente, vi volevo parlare di una collaborazione bellissima che mi è arrivata tramite Octoly, che ringrazio tantissimo come sempre. È un prodotto offerto da Lala Lab, mi è arrivata la busta, guardate che carina, e adesso vi mostro qualcosa di magico, anche perché potrete ordinarlo anche voi con un codice sconto che dopo vi dirò e vi spiegherò tutto bene. Ma ora bando alle ciance, vi faccio vedere cosa mi è arrivato. Eccola qui, guardate che carina. Allora, questa è la mini box di Lala Lab, veramente veramente carina, sia la scatolina che proprio il prodotto. Mi piace veramente tanto l'accuratezza con cui è stato fatto, ed è carina perché si possono mettere in pila diverse di queste scatoline e qui scrivere di che ricordo si tratta. Io ovviamente, avendo ricevuto un ordine, ho fatto un mix di fotografie. Ve ne mostrerò qualcuna, ovviamente quelle con Federico le ho messe sotto perché come sapete non lo posso mostrare. E vabbè, carinissimi, sono molto accurati anche nei saluti, in queste cosine qua. C'è questo bigliettino for you, poi c'è questo Lala Game che sarebbe un giochino da fare, da grattare, che farò poi dopo. E poi vi faccio vedere qualche foto, tipo questa qui con Alessandra, Nanna insieme. Guardate che piccoline, sono carinissime. Questa qui appunto era più o meno 2 settimane di vita. Poi questa qua, vedete, 2 settimane di tè, fatta per così. Questa è la nostra primissima foto. Sono carine, insomma, sono particolari, sono proprio piccoline, vedete, il palmo di una mano praticamente. E sono molto molto originali, molto molto carine, anche se siete amanti come me del diario segreto, queste cose qua, sono molto pratiche anche da appiccicare eventualmente al diario, alla vostra agenda, ospedale primi giorni, cioè vedete, sono veramente bellissime. La prima foto scattata da papà, un po' buia perché è stata scattata contro luce, però è molto carina, sono veramente ben ben fatte, quindi insomma vi consiglio di provarle. Se volete ordinare anche voi appunto la mini box di Lala Lab, che è veramente carinissima, poi ce ne sono tantissime all'interno, lo potete fare, e per voi che mi seguite c'è un codice sconto che vi lascio qui sotto, come faccio sempre, che è molto semplice, si chiama come il mio canale, quindi è Robertina, e potrete avere 8 euro di sconto, che sono tantissimi. Se invece avete già fatto ordini con Lala Lab avrete comunque il 25% di sconto, quindi comunque un piccolo sconticino per voi c'è. E io vi dico in trasparenza che per ogni ordine che voi farete con questi sconti mi daranno per ognuna di voi 5 euro da poter spendere in qualche prodottino, magari farò un calendario dei bimbi, insomma così facendo aiutate anche me ad acquistare un qualcosa che diversamente magari non mi potrei permettere, quindi insomma mi compro, faccio un calendario dei bambini o faccio stampare qualche foto, insomma ci aiutiamo a vicenda, io uno sconto per voi e voi date uno sconto a me in sintesi. Quindi trovo che sia una collaborazione molto molto carina, la box vedete è piccolina come una mano, il palmo di una mano, ed è molto pratica anche da portare via in viaggio, da fare un regalo per Natale o per un compleanno, bella bella bella. Quindi niente, ci tenevo tantissimo, sapete che sono amante di queste cose, fotografie, calendari,
tele, insomma, io amo proprio questo tipo di cose, lo sapete ormai, sono pazza per queste cose. Fatemi sapere qui sotto se avete fatto poi l'acquisto con il mio sconto, se vi sono piaciute, o taggatemi su Instagram se vi è arrivato qualcosa di carino. E niente, io adesso dovrei pensare a qualcosa per cena, anche se non sto assolutamente bene. Quindi proprio sono un po' moscia. Però vabbè, devo reagire e sperando che la pastiglia faccia effetto, preparare qualcosa per cena. Quindi vado. Chi c'è qui? Chi c'è qui? Chi c'è? Fai ciao! Ciao tesorine! Ciao ciao stelline! Che fai la timida adesso? Ciao ciao! Ciao ciao! Quindi salutiamo, strappiamo il pigiama a mamma e salutiamo. Ciao, al prossimo vlog. Ciao ciao. Ciao ragazze, ci vediamo prestissimo con un nuovo vlog, speriamo senza mal di testa. Distrutta da sua figlia. Ah!